Buongiorno a tutti, il video che vi presento ora è dedicato al numero di salute naturale attualmente in edicola che parla della prevenzione di ottobre, ripulisci l'intestino e eviti anche il cancro, questo è il titolo. Basta osservare attorno a noi la natura e ci accorgeremo che tutto quanto sta rallentando, il sole si fa più tiepido, le notti si allungano e si fanno più fredde, la terra sta entrando in una progressivo rallentamento fino al riposo invernale. Tutto questo comporta un calo di luce, un calo di energia e così come avviene in natura avviene anche all'interno del nostro corpo, del nostro organismo. Ma ci sono organi che in questa fase di passaggio, in questa stagione di transizione patiscono maggiormente perché noi non siamo abituati a cambiare ritmo, non ci rendiamo bene conto di questi stacchi da una stagione all'altra, quindi procediamo come se fossero stagioni una uguale all'altra. In realtà l'organismo entra a sua volta in una fase autunnale e gli organi più sensibili a questo passaggio sono in particolare lo stomaco e l'intestino. Quindi vedremo che le gastriti, i reflussi possono essere legati proprio a una sfasatura fra il rallentamento naturale che l'organismo sta andando a incontrare e i ritmi che noi pretendiamo di mantenere. Ecco quindi che in questo numero cosa fare, quali sono i cibi da evitare, i cibi da ridurre, quali sono gli ortaggi protettivi per lo stomaco, i semi ricostituenti, sono tutte le indicazioni per proteggere la prima fase dell'apparato digerente. Anche il cervello in questo momento entra in una fase autunnale di potatura e quindi sostenere la memoria, la lucidità, la concentrazione con le erbe adatte è un'operazione opportuna. Vedrete poi che parleremo a lungo della prevenzione autunnale che è centrata sull'intestino. L'intestino è un po' il perno attorno a cui ruota tutto il sistema immunitario e quindi rinforzarlo in questa stagione è assolutamente determinante. Ci sono un programma a base di cibi, di erbe, di minerali, naturalmente sfruttando gli ultimi frutti della stagione, pensate ai cachi, le castagne, i funghi, tutti proprio alimenti ricchi di sostanze minerali, così come sono ricchi di fibre i prodotti dell'orto, le zucche, i cavoli, le verze, tutti alimenti che entreranno a far parte di questo progetto preventivo. Ho accennato ai funghi, c'è uno speciale dedicato ai funghi perché noi siamo abituati a pensare ai funghi come ai porcini, ai prataioli, in realtà ci sono dei funghi curativi di grande utilità, provengono soprattutto dall'Oriente e dal Sud America, ci sono funghi che sono opportuni per migliorare la funzione respiratoria, altri dedicati alla funzione circolatoria. Ci sono funghi adatti a ricaricarci di energia, funghi ottimi per il dimagrimento. Quindi leggete questo speciale, è particolarmente interessante. Non ultimo, visto il cambio di stagione e i primi freddi, una parte dedicata alla cosmesi e soprattutto le indicazioni per proteggere la pelle, evitare le prime screpolature e via dicendo. Un numero come sempre molto ricco, le risposte ai nostri esperti giungono poi a completare tutte le esigenze dei lettori, ve lo suggerisco, andate a leggerlo, mi dico. Bene, grazie per l'attenzione e ci vediamo per un prossimo blog.